ma ulteriori ricerche invece hanno smentito questo. Tuttavia in questa stanza è stato custodito, in questa cassetta di legno, il suo cranio, che adesso invece è riposto nella nostra chiesa, dove è possibile vederlo quando è aperta per la celebrazione domenicale. E quindi comunque è una stanza dove si respira molto forte la sua presenza. Il mese scorso, l'ultima celebrazione pubblica che abbiamo fatto l'8 marzo in occasione della festa di Gesù Nazareno, abbiamo raccontato proprio della costruzione dell'ospedale degli incurabili, il modo della madre Lorenza di rendersi presente di fronte alle difficoltà della città di Napoli. Il suo modo fu quello di allestire una struttura sanitaria adeguata per un'epidemia che produceva contagiati al ritmo di centinaia al giorno, esattamente come sta accadendo adesso in tanti luoghi della nostra Italia, della nostra Europa e di tutto il mondo. Adesso siamo un attimo avanti, finito il tempo dell'emergenza, inizia il tempo della visione e del sogno, e questo è l'augurio che voglio fare a ciascuno di noi, a ciascuno di voi, in questo tempo di sospensione, di sofferenza, di prova, di morte. Coltiviamo e curiamo i nostri giorni, i nostri sogni, perché il futuro possa essere pieno di luce, pieno di forza, pieno di fede e di amore, e soprattutto pieno di solidarietà, così come la stiamo sperimentando in questi giorni, perché queste sono le fondamenta che faranno andare avanti il nostro vivere e la nostra società. No, certo che non avevo previsto di ritrovarmi in questo 1535 come abbadessa di un monastero di stretta clausura, ma dopo la grande peste del 1528-1530, conseguenza dell'ennesima scaramuccia di guerra tra la Francia, che voleva invadere il regno di Napoli, e la Spagna, che difendeva il suo territorio, avevo accolto Bonifacio dei Nicolli, venuto a Napoli per conto del vescovo Gianpietro Carafa, per aiutare sua sorella, Suor Maria, a trasferirsi dal monastero di San Sebastiano, che era posto sulle mura e quindi facile preda degli invasori, al monastero della Sapienza, in una proprietà dei Carafa. Antichi legami mi stringevano a Gianpietro Carafa e alla sua nuova famiglia religiosa, detta dei Teatini, e per questo lo accolsi con grande gioia. Ma subito dopo comparvero alle porte dell'ospedale un piccolo gruppo di frati cappuccini che erano stati mandati da Roma dal generale Ludovico Fossombrone a fondare una comunità anche qui a Napoli, prestando esercizio all'interno dell'ospedale, visto che avevano fatto già una grande esperienza agli incurabili di Napoli. Non dimentico questi cappuccini che arrivarono con la barba lunga, scalzi, con il mantello gettato sulle spalle e un grande cappuccio, ma soprattutto senza un luogo dove abitare. Decisi di accoglierli nella casa che aveva comprato la mia amica e fidata collaboratrice Maria di Ayerne nel 1526, proprio vicino al portone d'ingresso dell'ospedale, in modo che potessero vivere separati, ma immediatamente vicini all'ospedale, dove avrebbero animato la vita spirituale dei malati che in questi tempi erano arrivati a 1000. Naturalmente rimasi molto colpita dalla loro estremità, ma soprattutto estrema povertà, ma soprattutto dal loro desiderio di preghiera. Infatti mi chiesero di trovare loro un eremo fuori le mura, dove poter vivere la loro dimensione contemplativa accanto a quella caritativa. Ci volle del tempo, ma poi riuscì a ottenere per loro il piccolo eremo di Sant'Eframo, dove furono ben felici di costruirsi il loro piccolo conventino. Il mio percorso spirituale continuava e il mio desiderio più grande era quello di recarmi a Gerusalemme, la città santa, dove terminare i miei giorni e baciare i luoghi bagnati dal sangue del Redentore. Avevo quasi 70 anni e dovevo preparare la mia successione agli incurabili, sistemare le cose della mia famiglia e poi partire libera,
sicuramente per un viaggio senza ritorno. Per l'interessamento dei notabili della città era stata fatta richiesta a Gian Pietro Carafa di mandare qualcuno dei suoi fratelli per fronteggiare la predicazione che tendeva all'eresia e che vedeva riunirsi molte persone nel parlatorio del monastero di San Francesco, qui giù a via Tribunale, dove viveva, senza prendere i voti, donna Giulia Gonzaga, la donna più bella d'Italia, per ascoltare Juan de Valdés. Così nel settembre del 1533 arrivarono a Napoli, dopo un estenuante viaggio nei caldi estivi, cominciato a Venezia, Don Gaetano Thiene e Don Giovanni Marinoni, e presero alloggio in alcune case preparate per loro fuori le mura, a Santa Maria della Misericordia, ai Vergini. Appena saputo della loro presenza, io e Maria di Aiervo cercammo in ogni modo di prendere Don Gaetano come nostro padre spirituale e a convincerlo a venire a operare nell'ospedale Incurabili, cosa che lui accettò con grande letizia. Per incomprensione con il proprietario, che voleva in qualche modo dotarli di beni in modo da non farli trovare in miseria, Don Gaetano, fedele alla sua scelta di povertà, decise di andare via da Napoli. Sulla strada gli mandai alcuni miei collaboratori per convincerlo a venire ad abitare nelle case che erano state dei cappuccini. Rifiutata qualsiasi altra proposta, accettarono solo questa e nel 1534 vennero ad abitare vicino all'ospedale. Non si può immaginare quanto fosse bello vedere cappuccini e teatini che si prodigavano per la salvezza dei loro fratelli ammalati, con la loro assistenza, la loro predicazione, l'amministrazione dei sacramenti, senza disdegnare i lavori più umili e pericolosi, come quelli di rifare i letti e lavare le piaghe dei sifilitici, rischiando il contagio. Naturalmente la guida di Don Gaetano spingeva la mia vita verso una direzione. Lui capiva che dovevo cambiare, ma nemmeno lui sapeva come. Tanto è vero che aveva scritto al suo superiore, al vescovo Carafa, chiedendogli per me e per Maria di Aiervo cosa mai dovessimo fare. E lui aveva risposto con poche sagge parole evangeliche. Riguardo a quelle due religiose donne, sono d'accordo con te, che cioè dal ministrare a quei poveri infermi abbiano a sollevarsi a cose migliori e più perfette. E come attesero ad accogliere Cristo nei suoi poveri, così accolgano Lui in persona. Ascoltino Lui che parla così: le volpi a notare, gli uccelli del cielo nido, invece il figlio dell'uomo non ha dove reclinare il capo. Dirai dunque tu, o fratello carissimo, a quelle devote sorelle in Cristo, che cercate un vivo tra i morti, lasciate i morti seppellire i loro morti, ubbediscano piuttosto ai consigli sapientissimi del Salvatore e Signore nostro, ascoltino le sue ispirazioni salutari, seguano pure le sue orme e ne imitino gli esempi. Nonostante un ulteriore scambio epistolare personale con me e con Maria di Aiervo, che invocavamo la sua presenza qui a Napoli, tuttavia la strada non era ancora chiara e quindi ci affidammo alla preghiera. Don Gaetano pensava a una piccola comunità che vivesse secondo la regola di Santa Chiara, in povertà e sororità, adattata alle nuove esigenze di un monastero di città, piccolo, mentre io invece desideravo il mio ultimo viaggio a Gerusalemme, anche perché sentivo venire meno le forze per intraprendere una nuova opera. Il Signore manifestò la sua volontà in modo chiaro, facendomi comprendere che gradiva le mie brame di pellegrinare a Gerusalemme per venerare personalmente i misteri ivi operati dall'umana redenzione e per baciare quel prezioso terreno bagnato dal sangue divino.
ma esservi più caro se rimanendo in Napoli vi formassi un monastero di vergini povere sotto il patrocinio di Santa Maria in Gerusalemme. Il richiamo alla povertà ha sempre fatto breccia nel mio cuore e quindi a questa ulteriore indicazione del Signore iniziai subito l'opera insieme a donne che volessero condividere questo progetto e cercando anche un luogo adatto per questa nuova fondazione. Intanto Don Gaetano mi faceva capire che le case erano troppo strette per lui e che i suoi confratelli erano aumentati e c'era bisogno di una chiesa per accogliere le persone che andavano da loro a confessarsi e per celebrare il Divin Sacrificio. Insieme ad amici, in particolare ai confratelli dei Bianchi, raccogliemmo dei soldi per acquistare delle case un po' più giù, nel vico Sopramuro, di fronte al monastero di Santa Patrizia. E a luglio del 1534, Don Gaetano, con i suoi fratelli, si trasferì lì con l'impegno che se avessero trovato una parrocchia più grande, quel luogo, ribattezzato Santa Maria della Salletta per via di una piccola stalla ivi presente, sarebbe tornato al monastero che io avevo iniziato. Non avevo idea su come avrebbero dovuto essere queste nuove norme per una sororità di non più di 12 sorelle insieme all'abbadessa, ma ero certa che, come prevedeva la regola di Santa Chiara, di volere una povertà autentica che mi consentisse di accogliere ragazze senza la necessità della dote. Nel frattempo, le donne che erano con me, cominciamo a celebrare l'ufficio divino ad experimentum nelle stanze dove abitavo. Tuttavia, ricaddi di nuovo malata nelle ginfie della mia artrite reumatoide, ma giurai a me stessa che sarei rimasta in vita per portare a termine il progetto del Signore. L'estrema unzione che ricevetti, invece di essere l'avamposto della morte, mi diede la forza necessaria per raccogliere tutte le mie ultime forze e proseguire nell'impresa affidata. Tutti pensarono, vedendomi più morta che viva, che avevo avuto qualche rivelazione, visto l'ardore che mettevo nel continuare nella opera intrapresa. E così, con l'aiuto di Don Gaetano e il benestare del vescovo Carafa, scrivemmo a Papa Paolo III, Alessandro Farnese, recentemente eletto nell'ottobre del 1534, per ottenere l'approvazione della fondazione del monastero. E ora recitiamo insieme la preghiera che giornalmente noi recitiamo alla Venerabile Maria Lorenza Longo per ottenere da lei che la mano del Signore possa fermare questo terribile flagello. Il testo della preghiera potete trovarlo nei commenti. Signore Padre Santo, che ci fai partecipi della tua santità, ascolta la nostra preghiera ora che la Venerabile Maria Lorenza Longo ha ottenuto il riconoscimento delle virtù eroiche. Fa che accogliamo la preziosa eredità della sua carità operosa e della sua incessante preghiera, e mentre desideriamo la sua beatificazione, per la sua intercessione ti chiediamo la grazia di custodire ciascuno e di liberarlo da ogni male. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.